Gentili telespettatori, buona giornata. Quello che vi vado a raccontare lascia veramente da pensare. Il rapporto della Caritas parla di, in Italia, 6 milioni di poveri. In Italia non si arriva neanche a 60 milioni. Vuol dire che oltre il 10%, un italiano su 10 è povero. E il 25% di questi poveri, uno su 4, ha un lavoro. Eh sì, poveri in crescita, anche se lavorano. 2,1 milioni di famiglie, 1,2 milioni di minori. Tra le cause anche la perdita del reddito di cittadinanza, vabbè. 3 milioni e mezzo gli interventi di aiuto forniti dagli sportelli Caritas. Eh sì, è una notizia che lascia davvero a bocca aperta in questo rapporto uscito dalle fonti Istat relativo al periodo 2021-2022. Non c'è ancora il 2023, si fa a fine anno, ma gli ultimi dati disponibili danno un qualcosa di spaventoso. I poveri assoluti in Italia sono il 9,7% della popolazione. Lo sapete che pochi anni fa erano il 3%? Vuol dire che i poveri sono più che triplicati. Più che triplicati. Il 3% degli italiani qualche anno fa erano poveri. Oggi siamo al 10%. Ci stiamo avvicinando a quei paesi chiamati in via di sviluppo, dove i numeri della povertà sono molto alti. In quei paesi dove la povertà è molto alta. I paesi quelli famosi del terzo mondo, la povertà arriva al 25-30%, 35-40-45%, anche 50-55%. Noi dal 3% siamo balzati al 10%, siamo proprio sulla strada per arrivare al terzo mondo. L'Italia è il paese in Europa in cui la trasmissione intergenerazionale delle condizioni di vita sfavorevoli risulta più intensa. Chi nasce povero molto probabilmente lo rimarrà anche da adulto. Non si riesce ad uscirne, nel senso che se tu nasci da una famiglia che ha pochi soldi, probabilmente tu non avrai i genitori che ti comprano una casa, una macchina, e sarai magari costretto a pagare l'affitto, non avrai mai i soldi per comprarti una casa perché diventa proibitivo, probabilmente la condizione di povertà non permette ai genitori di poterti pagare l'università, allora non vai all'università, rimani con un titolo di studio medio-basso, con quel titolo di studio medio-basso poi ti trovi magari a fare dei lavori con un reddito medio-basso. E attenzione che oggi in Italia i redditi medio-bassi vuol dire essere poveri. Ricordiamoci che il 10% sono poveri, ma c'è un altro 10 o di più per cento di persone che sono quasi povere. Quindi di questo 10%, 2 milioni e mezzo, 3 milioni e mezzo sono lavoratori che sono in condizioni di povertà. Ma attenzione, ci sono poi quelli che stanno meglio, quelli della famosa classe medio-bassa, che risultano effettivamente quasi poveri. Cioè, riescono magari a pagare tutte le bollette del mese, però non riescono a riempire il frigorifero fino a fine mese e quindi magari mangiano meno per riuscire a far durare quelle cose di più.
Quindi non sei tecnicamente povero, ma sei quasi povero. Quindi non è solo da guardare il 9,7% di poveri assoluti, ci sono anche i quasi poveri. Tu mi dici con 900 euro di stipendio sei povero, ma oltre 900 no, sto dicendo di numeri a caso, però allora tutti quelli che prendono 901, 902, 903, 904, cosa credete, che avere 4 euro in più al mese non siete più poveri, siete ormai nella fascia più alta, però siete assolutamente o poveri o quasi poveri lo stesso. Perché se sei povero con 900 euro al mese, non mi dire che con 950 vai alle Seychelles in vacanza. Ecco. Il rapporto sottolinea anche la contraddizione tra il progresso tecnologico crescente, in particolare tutti i settori, e la crescita delle povertà, che si traduce in perdita della cittadinanza per milioni di persone, come una macchina in apparenza che continua ad accelerare ma intanto perde pezzi. Sì, questa metafora è interessante, no? Una macchina che accelera, il PIL va, però intanto si staccano uno specchietto, una portiera, però continua ad accelerare mentre perde i pezzi. Quindi una macchina vecchia che accelera ma perde i pezzi. E a perdere in realtà poi siamo tutti, perché quando la macchina perde i pezzi, anche quelli ricchi vedono perdere i pezzi della macchina Italia. Vediamo che gli stranieri in Italia sono per esempio l'8% della popolazione, ma tra gli under 18 un povero su 5 è straniero e più in generale di origine straniera il 30% dei poveri. Su 100 famiglie povere il 47% non ha un problema di lavoro, ma tra i poveri stranieri questa situazione riguarda l'81%. Cioè gli stranieri poveri praticamente lavorano tutti. Chiaro, no? Parliamo di sfruttamento del lavoro. C'è lo straniero che non ha titoli di studio, lo metto a raccogliere le zucchine, lo pago niente. Quindi lo straniero ha lavoro, quasi tutti gli stranieri hanno lavoro, ma sono quelli dell'ultima ruota del carro, quelli sottopagati, quelli più sfruttati di tutti. Poveri. Arrivederci a tutti e grazie.